donna bellissima che ha una storia professionale molto importante e nel 1997 ha sposato un uomo davvero, davvero un numero uno della finanza italiana, ha avuto due figli e lei è Paola Ferrari De Benedetti. Cara Monica, sono così felice di essere qui con te. Ho usato anche il nome di tuo marito, mi perdonerai? Sì, certo, ci mancherebbe, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Senti, non so da dove cominciare, ma devo cominciare assolutamente dall'intervista di Melissa Satta che ha tenuto banco su tutti i giornali. Lei intervistata da Francesca Fagnani, a un certo punto la Fagnani molto acutamente le ha detto: ma siete amiche con Paola Ferrari? E lei dice: ma amiche no, noi mica andiamo a bere il caffè insieme. Insomma, alla fine è venuto fuori che tu sei un po' rosicona e tu così hai dichiarato, detto così, tu hai dichiarato l'invidia non so cosa sia, grazie a Dio, e se a volte ho detto che alcuni modelli femminili riferiti magari a lei oppure a Diletta Leotta o ad altri erano modelli femminili eccessivamente votati alla spettacolarizzazione, l'ho fatto solo per difendere il contenuto professionale del mio mestiere. Esatto. È così? Hai detto molto bene, Monica, come sempre. Allora, in quello specifico dico subito che Melissa è una donna meravigliosa, sì, come anche le altre che hai citato, quindi non potrei mai permettermi di essere una donna invidiosa, perché ho avuto talmente tanto dalla vita che farei veramente un peccato, commetterei un peccato mortale. Detto ciò, ho la fortuna di non esserlo, perché poi sai, il nostro modo di essere, la nostra anima, delle volte possiamo coltivarla, ma c'è anche una natura, no? Non peraltro, una delle mie più care amiche, anche dei tempi dell'adolescenza e poi dei primi anni di lavoro, è sempre stata Alba Parietti. Quindi io giravo con Alba, che è una delle donne più belle d'Italia, e non ho mai provato invidia per lei, certo. Quindi questo è provato. Detto ciò, se ti posso rubare solo un minuto, sì, sono uscite alcune cose in queste settimane che mi hanno molto infastidito, che mi fanno molto arrabbiare. Adesso, innanzitutto, piccola parentesi, io non sono per tutte le donne, cioè non penso che noi dobbiamo stare negli steccati, noi dobbiamo avere dei nostri valori, quindi io difendo una donna se se lo merita, se non se lo merita sto zitta. Cioè la Satta non se lo merita? No, questo non ho detto questo, ho detto in generale. Scherzavo, assolutamente. Poi questo fatto che il corpo, no, sembra che adesso se tu esibisci il tuo corpo sei veramente libera. Allora, ragazze, signore, donne, per l'amor del cielo, non siamo ridicole. Il corpo ce l'abbiamo tutte. Esibirlo o non esibirlo è una scelta personale, ovviamente non parliamo di cinema di un certo livello, negli altri contesti, è una scelta personale che io non giudico, ma è un fatto di vanità, di narcisismo. Poi se tu hai dei valori, hai un rispetto di te stessa, non lo fai. Perché non è bello farlo, è tuo, è una cosa personale. Lo esibisci per apparire, per trovare delle scorciatoie. E tu hai ma detto non è la questo? Libertà, la libertà è la libertà di pensiero. Tu hai detto le scorciatoie con la quinta di Reggiseno funzionano solo per poche fortunate, perché per tutte le altre non funzionano mai. È così, perché attenzione, lo dico alle ragazze, esibirsi così è una scorciatoia per trovare più facilmente spazio sui social, nei giornali. Ma le scorciatoie a volte ti portano al villaggio, altre volte ti perdi nel bosco. E sono tante che rischiano di perdere gli anni nel bosco, intendo gli anni migliori, più importanti della propria gioventù, della propria crescita professionale e umana. Bisogna concentrarsi e fare dei sacrifici. Questo lo dico sempre a costo di sembrare noiosa, bacchettona. Va bene, allora, la cosa che è moralista. Poi tu sei stata invece, secondo la narrazione, la leggenda, una donna invidiatissima. Invidiatissima perché? Perché esci da casa prestissimo, a 16 anni, incontri sul tuo cammino Enzo Tortora, fai Portobello, sei la prima donna a condurre la Domenica Sportiva, poi il TG2, dribbling e quant'altro, 90° minuto adesso. Insomma, tutto quello che poi è successo nella tua carriera. E poi, a un certo punto, una sera, proprio Alba Parietti ti presenta Marco De Benedetti, che è l'erede di una dinastia importante, figlio dell'ingegnere, eccetera. E tu sposi Marco De Benedetti, da cui hai due figli. Questo matrimonio, diciamo, è stato un po' il dato nodale, no? Della tua, almeno della tua narrazione mediatica. Quindi tutto
penserei, ma non al fatto, ecco, invidiosa, secondo me invidiata. L'ho subita un po' sicuramente, allora, l'invidia. Allora, questo matrimonio è stato veramente così decisivo? Allora, Monica, il matrimonio... Torniamo al bivio. No, è stato veramente un bivio, questo ti stavo dicendo, la vera sliding door, perché io già conducevo la Domenica Sportiva da un anno, quindi ero arrivata a quello che volevo fin da ragazza, e poi a impormi con un ruolo di donna emancipata per parlare allo stesso livello con gli uomini in un mondo che era, come sappiamo, ancora un tabù per noi donne. Adesso, grazie al cielo, non lo è più. Quindi quando io incontro Marco e quando poi lui, per andare al sodo, mi chiede di sposarlo, io spesso ho detto non lo volevo, no? E non mi sono mai soffermata sul perché. Io non lo volevo perché non mi sentivo adatta a quel tipo di matrimonio. Lo sentivo così diverso. Io non volevo rinunciare a quell'indipendenza che avevo ottenuto con tanti anni di fatica. Non volevo entrare in una famiglia troppo difficile, ingombrante. Dall'altra parte proprio non lo volevo veramente. Però me l'ho trovata un uomo che mi aveva invece dimostrato che lui non era un figlio di papà, che era un uomo molto simile a me, l'amore per gli animali, molto duro ma anche molto dolce. Quell'invito romantico a vedere il laghetto con le papere. E quindi io mi poi sono... c'era anche l'anello, ma insomma... Vabbè, dopo. Ma il punto è quello, quando è che è difficile spiegare, perché chi ci ascolta può pensare, sì, adesso dice così, però ha sposato uno molto ricco, molto famoso, molto... chi avrebbe detto di no? Io. E magari altre. Perché cambi veramente la tua vita? Ma se tu già hai ottenuto una tua sicurezza, un tuo equilibrio interiore, non è che vuoi mettere tutto in gioco. Quindi c'è stato un momento, mi ricorderò sempre, una cena, una sera, in cui io l'ho guardato negli occhi un mese prima di sposarci, avevo già detto di sì, ho detto guarda, pensiamoci bene, ho detto, perché io non sono giusta per te. Perché tu cercherai magari una donna che faccia pubbliche relazioni, che si possa comportare in un certo modo. Io sono una persona libera, io non faccio le cene, io a casa sto la sera con i miei figli, con i miei cani, allora solo con i figli. Quindi trovati, avevo una fidanzata prima, torna con quella fidanzata che è più adatta a te. Io non, e lui mi disse, io se tu non mi sposi mi ammazzo. Che chiaramente è una frase a effetto che gli uomini sanno usare. Però, insomma, però era mi toccò molto. E allora decisi di prendere questa strada. A distanza di 27 anni, chiaramente sono felice di averlo fatto, anche perché ho due figli che tu sei stata molto carina a citare, meravigliosi. Alessandro e Virginia. Molto diversi, e lui mi sgriderà per questa intervista. Lo sento già, ma mamma, ma era necessario. Ma quindi non posso che essere contenta. Dal punto di vista del lavoro, io non ho fatto, al di là di che qualcuno pensi, passi in avanti. Conduco 90° minuto, come conduceva la Domenica Sportiva, sono un redattore ordinario. Non ho mai voluto, anzi, il nome della famiglia, il mio suocero in molti casi mi ha danneggiato. Però il punto è che quando tu, donna, hai una tua indipendenza, anche intellettuale, anche non professionale, ti vai a scontrare con un mondo così diverso, hai delle difficoltà. Ecco, non è che ho la sindrome di Diana, che tra parentesi io adoro, come figura femminile, però un po' sì. Com'è stato il primo incontro con noi cronisti di finanza? Negli anni 90 lo chiamavamo l'ingegnere, tuo suocero Carlo De Benedetti. Com'è stato? Ma la prima volta che l'hai incontrato? Il primo incontro è stato abbastanza facile, perché lui non aveva ancora ben capito l'importanza del rapporto fra me e Marco, che era considerato un po' uno sciupa femmine prima di incontrare me, e quindi pensava che io fossi un po' di passaggio, no? Poi dopo ha capito che, tipo anche di persona che ero, che non era così. E diciamo che quando lui gli ha detto che ci saremmo sposati, non è che è stato proprio felice. Anzi, con me ha avuto un confronto abbastanza aspro, come lui. Io con lui ho un rapporto aspro. Perché non voleva, secondo te? Ma questo non lo so, non è che non volesse, però... Insomma, era contrario. Non era contrario, ma mi trovava adatta. Sì. E anche se ha capito che comunque i sentimenti c'erano da parte di entrambi, non ha mai detto questo. Io con lui ho un rapporto aspro, lo ho anche ora.
Io gli voglio molto bene, di che lui ne pensi, di che lui ne pensi, se ci ascolta, anche perché è il nonno dei miei figli e quindi gli voglio bene. Lo apprezzo molto per quello che ha fatto, per il carattere che ha, per l'uomo che è. Non condivido molte sue idee e glielo dico. Magari glielo dico anche attraverso i giornali. Lui si è molto arrabbiato per le critiche che gli ho fatto quando usò quelle parole, secondo me, inadeguate verso il nostro Giorgia Meloni, il nostro Presidente del Consiglio. Ecco, questo ci ha creato delle frizioni. Quella era una questa è una famiglia dove, pur essendoci donne molto, molto in gamba, come la moglie di mio suocero Silvia, come Emanuele, mia cognata, che è una scrittrice molto brava, difficilmente senti la voce delle donne sugli organi di stampa o da altre parti. Io ero la voce fuori dal coro, era quella che si imponeva, che trovava uno spazio e che aveva una sua luce. In una famiglia di editori, una giornalista, quindi una famiglia molto ricca, una ragazza del ceto medio, perché mia madre era una casalinga e mio papà lavorava in un'azienda di spedizioni come dirigente. Quindi molte volte io mi sono sentita non capita. Quando mio marito mi supporta, tutto va bene. Quando io mi sento non supportata, io mi sento sola. Già la sindrome dell'abbandono che mi segue fin da quando ero bambina, purtroppo. Ma non di stare sola nel senso del corso della vita, ma di non essere supportata nelle mie idee, in quello che io sono. E mi è capitato in questa famiglia, mi è capitato trovarmi a tavola che tutti parlassero in francese quando sanno che non lo capisco benissimo, e mi sentivo che fossi isolata, che volessero sottolineare una differenza di classe sociale. Mi sono trovata spesso giudicata e questo mi ha dato fastidio, ma io sono andata avanti per la mia strada. Sono venute delle difficoltà negli ultimi anni, in alcuni momenti in cui non abbiamo condiviso un percorso e dove lui mi ha nascosto delle cose e io non l'ho accettato, non mi sono sentita parte del progetto. E qualche volta mi diceva Marco, adesso te ne vai, lui mica se ne va, lui sta lì, cioè anche quando litiga le belle liti, adesso fai le valigie e vai via. Ma no, no. E quindi così. Ma ti è mai capitato di pensare di tradire quest'uomo? Tu che sei stata tanto corteggiata. No comment. No, lo so, è una domanda. Sai che non te lo direi. Lo so che è una domanda indelicata. Beh, diciamo me ne rendo che conto. Se uno in 27 anni sia un uomo che una donna, allora, ha una domanda allora, del genere, ti risponde aspetta, no. La riformulo. Spesso è ipocrita. Così, la riformulo. Ti è mai capitato anche nell'approccio monolitico che tu hai, no, a questa famiglia, solido, importante, però di avere così la tentazione di evadere? E quindi nell'evasione non parlo di tradimenti sentimentali, ma proprio allora, di sicuramente di creare... sono stata attratta, ecco, anche da altri uomini, molto raramente, perché in 27 anni puoi incontrare attratta nel senso una persona che ti incuriosisce, che ti piace, però si è fermato lì. Che cosa ti piacerebbe avere nei prossimi anni? Avrei voluto avere un altro figlio, adesso però non sono, è un po' troppo tardi. Volevo anche fare, pensare all'adozione o all'affido. Ma quindi, ne hai parlato con Marco? Sì, a lungo, anche con i miei figli, Alessandro era molto contrario. E quindi Alessandro, Virginia così. Marco, come al solito, cioè, non era tanto d'accordo, ma mi lasciava portare avanti il discorso. Alessandro no. Avete quindi fatto un percorso? Abbiamo fatto un percorso, no, ho fatto un percorso di avvicinamento, ma... All'affidamento, ma c'erano poi delle problematiche, quindi poi invece per la dotazione sono troppo grande. Quindi eri convinta? No, ho fatto molto di più. E poi un'altra cosa che voglio fare, che vorrò fare, e che è già nei miei progetti, nel senso che ho già preso contatti, è almeno 10 giorni ogni 2 mesi occuparmi di una missione in Africa. Per i bambini sono in contatto, non è bello dire con chi, e importante religiosa, un ente molto importante. Per fare questo già sto dando degli aiuti, ma per farlo veramente concretamente, perché quello ti aiuta a invecchiare meno. Paola, ti aiuta a dare energia. Ti devo dire una cosa. Sì. Ti devo dire una cosa a cui sto pensando dall'inizio di questa nostra chiacchierata. Non ti ho mai visto così serena. Mai. Ti ringrazio. No, ti dico la verità, non ti ho mai visto così serena, così pacificata, così tranquilla. Che cosa è accaduto che ti ha reso
Ma ho incontrato nel mio percorso di vita, negli ultimi periodi, delle persone con cui posso molto parlare. È successo qualcosa che tu possa raccontare? Perché veramente confrontarmi. Mi salta agli occhi. No, devo dire che sono in un periodo felice della mia vita, sono molto bene. Qual è stato l'elemento decisivo, se puoi, insomma? No, un incontro che ho fatto con delle persone che mi hanno aperto un mondo diverso, anche più spirituale, però da qui non è che voglio passare per santone. No, no. Che mi ha insegnato a incanalare di più le mie energie e a vedermi anche sotto aspetti diversi. Però un momento in cui vivo un ottimo rapporto complessivamente con i miei figli, in modo particolare con mia figlia. Io non ho mai avuto nessuna gelosia, lei appunto di rosicone, con mia figlia né lei con me, questa è una grande soddisfazione per la mia vita. Io quando mi è stato tolto il lavoro 2 anni fa, ho avuto un periodo complicato, perché anche se il lavoro non è mai stato tutto per me, mai. Però quando ti tolgono il lavoro è un momento in cui, quando non capisci il perché, non è che sei così felice, no? E quindi lì ho cominciato a capire che questa arrabbiatura che accumulavo non mi faceva bene. E quindi ho avuto la fortuna di incontrare una persona. Senti, che ma non è che questa persona è una persona, se che vuoi te è la nel presento, tuo cuore, no? Dico che nel tuo è curiosa. Cuore. No, curiosa, nel senso. Però mi ha aiutato a lavorare su me stessa, a incanalare delle energie negative. Ma che non c'è niente di personale, no? Non è un, no, non è un flirt. Niente di cosa, un flirt? No, dico no. No. Impariamo a incanalare la nostra energia. Noi donne, tutte le donne che ci ascoltano. Abbiamo... È un uomo questo, sì, non è una uomo. Donna. È un abbiamo uomo. Delle... Avevo capito che ero un avevi capito che... Sgraziata. E abbiamo, quanto no, parlo abbiamo, seriamente. Così, il nome e cognome. Abbiamo delle arrabbiature, degli stress quotidiani che non riusciamo a incanalare nel mondo, sì. Lo dico seriamente. Ci sono donne invece che sono talmente prigioniere di matrimoni così impegnativi come il tuo e sono incapaci di immaginarsi anche solo ipoteticamente in una condizione diversa. Io sai, ho sempre invece lavorato, no. Io lo dico alle donne che magari poche, che magari possono avere un matrimonio di questo tipo, di mantenere sempre la loro indipendenza economica e lavorare. Io timbravo il cartellino 8 ore al giorno per 30 anni. Ma tuo marito che diceva quando? No, felicissima, e questo felice. Anche i miei figli. E devo dire che è stato un buon esempio per loro, che far vedere, ho 2 figli che lavorano molto, sono giovanissimi, a 24 anni, laureati e 25, lavorano sempre, hanno lavorato anche d'estate sempre dai 13-14 anni in poi, in cose ovviamente semplici, e l'esperienza della mamma che comunque invece il sabato e la domenica tutti gli altri erano in vacanza, le cognate, certo. Tutte lì, le cene, le cose, la mamma la sabato mattina prendeva la sua borsettina, andava a Milano, a Roma dove doveva andare, si metteva lì a studiare. Questo non perché io sia un'eroina, ripeto, sono sempre una donna molto fortunata. Ha fatto bene, sì. L'ho voluto fare, non è che... Cioè, l'ho voluto fare, anche nei momenti faticosi, lavorare tutto il mese di agosto o luglio, con i campionati. Fai conto che il lavoro mio, 30 settimane all'anno, tu non hai weekend, certo. 40 quasi settimane, 37 settimane all'anno. Senti, c'è un rimpianto, ma non parlo di sfera sentimentale, in assoluto, il primo che ti viene in mente... Ma è quello di non avere più figli. Di non avere più figli, di non cominciare a avere figli a 25 anni. Io non sapevo che avessi iniziato un percorso. Sì, che consiglio a tutte le mie amiche sapeva, che hanno figli a 25 anni. Io dico anche a mia figlia, fai subito i figli perché anche ho la forza, che è la cosa più bella che hai. Sono andata anche a vedere, perché voglio sempre, come ogni buon giornalista, sì. Voglio toccare, non mi fido troppo di quello che mi dicono gli altri. Figlio, tu l'altro sono andata figlio a vedere anche il percorso della madre surrogata. E però no. Ho trovato un discorso un po' difficile, difficile da affrontare, dove ci sono molte situazioni differenti, non è mai banale. Però per la mia cultura sulla donna e per le mie scelte non ho potuto percorrerlo, ma sono andata a vederlo. Quindi tu tornassi indietro, faresti subito un altro figlio dopo? Ne farei 2 prima, Alessandro... ne volevo almeno 4. Non le volevo prima, quando ero più giovane, dovevo farle. Non sarebbero stati di Marco? E vabbè, pazienza, li avrebbe presi lo stesso. Ma mio marito, guarda, ha 2 cose fantastiche. Ama i figli ed è un padre meraviglioso. E ama gli animali. Io non potrei mai stare con un uomo che non ama i cani e gli animali. Io ho un amore enorme. E dall'altra parte, chi fa male agli animali... È meglio che non mi incontri, perché ho letto, per esempio, qualche settimana fa di quel cerbiato, di quel cervo ucciso, non ho dormito 2 notti. Cioè, per me un uomo che non ama gli animali non ha la sensibilità che serve a me e per stare accanto a me.
Marco ce l'ha, infatti Marco mi ha portato qua le paperelle, non dico. Certo. Ecco, ma vedi, furbo. No, scusa, raccontiamolo perché è molto furbo. Raccontiamolo. Perché lui ha capito che lui poteva, quando mi voleva conquistare. Lui la voleva conquistare, la chiamava, la cercava, la corteggiava e lei diceva sempre no. No, per quei motivi che ti ho detto, seri, importanti. Però mi esponeva tutto quello che di solito esponeva le altre, no? Il viaggio a New York, ai Caraibi, e io figurati, se voglio andare ai Caraibi ero già andata da sola, per i fatti miei, alle Maldive, prima che lui si mettesse un costume da bagno. E quindi ha capito che quella non era la strada. E ti diede un appuntamento? Qualcuno deve avergli dato una soffiata, qualcuno di mia conoscenza, e ha detto, guarda che lei gli animali, avevo già cani, gatti, e mi ha portato a vedere le paperelle in un torrente. Sai, ti voglio un posto che ci sono là, che dovevano la casetta, che dormiva, che faceva già freddo, era novembre. E lì ti sei innamorata. E gli ho detto, forse andiamo a vedere. Però sempre, con questa è un po' la favola, vera, ma favola. Tutto il resto, la parte più complicata, te l'ho detta prima. Sì. Ma hai sempre detto la verità, perché tu sempre dici la verità. Io quasi ti ringrazio. Sempre, ti ringrazio. Quasi tutta, diciamo. Però anche io capisco molto. Quasi vero? Tutta. È vero? Siamo andati molto vicino, troppo.